ancora più importante la possibilità di rispondere. Dico aspetta. Allora, Elena rimane a zero, Federico va a 140.000 euro. Federico, prego. Dico cespugli scolpiti ad arte. Aia! Il giardiniere con le cesoie. Te spunta a te, te spenna la tua eredità. Zero per Elena, zero per Federico. Alessio, 210.000 euro. Pensaci bene e rispondi a Angardeni. Piante so dichiarare. Non vi siete fidati. Elena, ringrazio a tutti e due. Grazie. Prego. Molti insetti locali. Allora, è una tendenza al non giardinaggio, quindi a rifiutare i prati all'inglese, gli antiparassitari, le piante esotiche. Si prediligono piante locali con cibi naturali, soprattutto si cerca di ospitare insetti, api, farfalle e piccoli animali. Risposta esatta. Elena, dipende da te. Boh, Paperino, presidente, lo sapete, alla fine non sono più materie, sono grandi suggestioni delle nostre autrici e dei nostri autori. Paperino, nella sua prima apparizione in un cortometraggio animato, di cosa era vicepresidente? Manco, vicepresidente. Paperino, per 210.000 euro e per il titolo di campionessa, Elena. Era vicepresidente della banca di Paperopoli, del circolo dei fortunati, di un'agenzia investigativa, del club dell'ozio. Teoricamente del club dell'ozio. Non ho capito. Club dell'ozio. No, prima che hai detto tecnica. Teoricamente. Ah, certo, ho visto la figura di Paperino. Uno stacanovista, un uomo. Ah. Un papero, scusa. Allora, andiamo nel 1934. Il cartone La gallinella saggia. Una gallina alla ricerca di qualcuno che l'aiuti a piantare il mais. Ma i suoi vicini, non dice molto bene a livello di fortuna questa signora gallinella, sono Meo Porcello e Paperino, che sono rispettivamente il presidente e il vicepresidente del club dei pigri. Pensa un po' a chi ha dato a chi ha una mano, una zampa, che fingono addirittura di avere il mal di pancia per non aiutarla. E nessun mal di pancia, si fa festa col club dell'ozio. Federico, Alessio, buona serata, ci rivediamo domani per un'altra sfida. Elena, ben arrivata nella famiglia delle campionesse dell'eredità col club dell'ozio e Paperino. E una ghigliottina da 210.000 euro. Però non può fare imparare un drawing.